sta per iniziare l'incontro intitolato L'eredità di Roma. Intervengono Alessandro Barbero, Nicola Gardini, coordina Alessio Sokol. L'incontro è sostenuto da AMGA, Energia Servizi e da Heracom. Buona storia a tutti! Buongiorno, passo subito a presentare i nostri ospiti, anche se probabilmente questa volta non ce ne sarebbe molto bisogno. Alessandro Barbero è professore ordinario di storia medievale all'Università Piemonte Orientale. Lo conoscete tutti per averlo visto in TV, soprattutto su Rai Storia, e per aver letto i suoi interventi sulle pagine della stampa e del Sole 24 Ore. Ha al suo attivo un'imponente serie di collaborazioni con prestigiose riviste e un numero elevatissimo di pubblicazioni scientifiche. Io ricordo soltanto alcuni saggi su personaggi e momenti chiave della storia, prevalentemente della storia antica e medievale. Carlo Magno, un padre dell'Europa del 2000, barbari, migrati, profughi, deportati nell'Impero Romano, Lepanto, la battaglia dei tre imperi, Costantino il vincitore. Ecco, sono tutti libri molto interessanti da cui possiamo cogliere che lo studio del passato può funzionare come una lente. Il professor Gardini dice un microscopio o un cannocchiale nel suo ultimo libro, attraverso cui guardare il presente e il futuro. E anche di questo parleremo, credo, stamani. Oltre che accademico, Barbero è anche autore di romanzi storici, con il primo, Bella vita e guerra altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo, vince nel 96 il premio Strega, l'ultimo del 2015 e le Ateniesi. Nicola Gardini è una personalità altrettanto poliedrica, è un cervello in fuga dall'Italia. Nel 2009 scrive un libro dal titolo eloquente e anche provocatorio, I baroni, come e perché sono fuggito dall'università italiana. È professore di letteratura italiana comparata a Oxford, saggista fecondo ma anche traduttore di autori antichi e moderni, poeta, romanziere e pittore. Limitandomi anche per lui agli anni più recenti, ha pubblicato tra il 2010 e il 2014 tre saggi per Einaudi, uno sul Rinascimento nel 2010, uno intitolato Per una biblioteca indispensabile, uno dal titolo molto curioso, Lacuna, saggio sul non detto, oltre alle parole ci sono anche i silenzi in letteratura. E tra lo scorso anno e l'inizio di questo mese di maggio sono usciti due libri importanti per le tematiche che tratteremo oggi. Il primo, Viva il latino, storie e bellezza di una lingua inutile, per Garzanti, e sempre per Garzanti, l'11 maggio, mi pare, con Ovidio, la felicità di leggere un classico. Dentro questo libro, nel secondo capitolo intitolato Ascoltare gli antichi, ci racconta che cos'è un classico dal punto di vista suo, e ne parleremo, credo, oggi. Siamo tutti molto curiosi di ascoltarli, io per primo, e quindi salto ogni altro possibile preambolo, passo immediatamente a porre sul tavolo la prima questione del nostro tema, un tema vastissimo, l'eredità di Roma. Mi rivolgo al professor Barbero all'inizio, ma poi ognuno è libero, insomma, di intervenire e di interloquire con l'altro. Sentiamo spesso ripetere che il nostro mondo affonda le sue radici nell'antichità greco-romana, rischia di essere persino un luogo comune. Ma che cosa succede nella realtà nostra di tutti i giorni? Non appena Nicola Gardini scorre la trama di un libro come Nemesi di Philip Roth, percepisce immediatamente che è costruito sul plot, sulla trama dell'Edipo re di Sofocle. E non appena Alessandro Barbero si trova davanti alla Statua della Libertà, un'icona della nostra modernità, vede che funzioni e simbologia di quel monumento provengono da molto lontano, dal Colosso di Rodi, come spiega Lucio Russo in un recente articolo del Sole 24 Ore. E direi che loro due vedono perché sanno, perché conoscono. Più prosaicamente, girando per le campagne, percorrendo le nostre strade, tutti dovremmo notare che il territorio su cui ci muoviamo porta dei segni inequivocabili della sistemazione romana, se sappiamo guardarli. Il problema è, ce ne rendiamo conto veramente? Siamo in generale consapevoli di queste connessioni? Ecco, direi che questo può essere il primo spunto di discussione, in cui magari i nostri ospiti ci proporranno qualche altro esempio di legami tra il nostro mondo e quello romano, di quelli che magari non saltano agli occhi comunemente. Sì, magari, oppure forse anche no, in realtà. Perché alla fin fine la cosa che viene piuttosto in mente sentendo questa prima sollecitazione è che, come dire, non dobbiamo colpevolizzarci se andando in giro non diciamo continuamente guarda, quella lì è una cosa che ci hanno lasciato i romani. E non dobbiamo farlo perché in realtà
Quello che invece dobbiamo sapere è che la nostra civiltà è una civiltà antichissima. Noi abbiamo dietro migliaia di anni di storia. La civiltà mediterranea, da cui viene fuori quella europea, è più antica di quella cinese. Ha una serie di stratificazioni impressionanti. Una civiltà come quella islamica, che pure è antichissima anch'essa, però vive attualmente nell'anno 1400, non mi ricordo più quello esatto, ma insomma, ecco. Noi abbiamo dietro di noi una tale quantità di storia che secondo me la persona comune è perdonata se la ignora tutta. Perché altrimenti noi adesso stiamo a parlare dell'eredità di Roma, ma io che sono un medievista potrei dirvi: attenti, perché appena andate in giro vedrete delle tracce. O appena fate delle cose banali, vi abbottonate la camicia al mattino o sfogliate un libro e dovreste pensare: questi sono gesti che sono stati inventati nel Medioevo. I romani srotolavano papiri, come sapete, non sfogliavano libri, no? Ecco, allora, in realtà poi, più antica è la civiltà a cui appartieni, più si fa fatica a scuola a insegnare la storia, che diventa lunga, lunghissima, si allunga continuamente. Le ore di insegnamento diminuiscono in genere a cura del ministero e i programmi invece diventano ogni anno più lungo. Vuoi non parlare del presidente Obama? Ecco, allora, tutto questo contrasta col fatto che normalmente la gente è sempre vissuta nel presente, ignorando allegramente il passato. Questo però era più facile per gli antichi romani. Giulio Cesare o Cicerone vivevano in un mondo in cui sì, anche loro dicevano gli antichi, ma cosa voleva dire? Voleva dire due secoli fa, voleva dire i re di Roma al massimo, una cosa che si perdeva, ma pochi secoli prima. E noi invece abbiamo, ripeto, una stratificazione immensa. Altra cosa è il fatto che quando riflettiamo sul mondo in cui viviamo e sulla civiltà a cui apparteniamo, e magari facciamo anche dei confronti con altre civiltà che convivono con noi sul pianeta, allora invece è utile avere una consapevolezza del passato. Però bisogna stare attenti, scegliere una radice anziché un'altra è un'operazione politica, ideologica. Io posso essere Mussolini e dire: del Medioevo non mi frega niente, i quartieri medievali di Roma li tiro giù tutti, sventro, spazzo via e faccio la via dell'impero per vedere il Colosseo da Piazza Venezia, perché l'unica cosa che mi interessa è quella. No, ecco, non bisogna fare così, bisogna pensare alle radici per avere un'idea un po' più ricca del perché il nostro mondo è fatto in un certo modo. Dopodiché, e chiudo, ma ci torneremo, le radici romane non sono solo uno dei tanti livelli della nostra storia, ma sono anche un livello che condividiamo con un sacco di gente che non ci immaginiamo. Perché, per dirla tutta, se radici romane vuol dire che il paese in cui vivi è stato parte a lungo dell'impero romano, è stato influenzato dalla civiltà romana, è pieno di monumenti romani, di antiche città romane, per cui il territorio è ancora oggi marcato da quell'eredità, e per secoli i tuoi antenati che sono vissuti lì sono vissuti a Roma, nell'impero di Roma, coi valori di Roma, e beh, guardate che noi tutta questa eredità la condividiamo perfettamente con la Turchia, col Marocco, con l'Egitto, per non dire con la Francia, la Spagna, eccetera, che suona più ovvio, no? E nel VII secolo, quando qui da voi dico da voi perché questa è una delle capitali dei Longobardi, il Friuli naturalmente, no? E quando in Italia dominavano i Longobardi, di avanzi tangibili della civiltà romana, del commercio romano, della cultura romana, era rimasto proprio pochino. In quello stesso momento nell'Egitto governato dagli arabi continuava ad andare avanti tranquillamente un'amministrazione romana con funzionari romani, tasse romane. Poi questi funzionari romani in Egitto scrivevano in greco, ma questa è un'altra faccenda. Ah, no, questo... rispondo anch'io a questa sollecitazione. Barbero ha detto cose giustissime, fondamentali. Il passato è invisibile. Il passato è sempre un discorso che si costruisce. Spesso si equivoca sui termini, si confonde la memoria con la storia, ma la storia non c'è, la storia non la vediamo più,
noi vediamo la memoria, e la memoria è, fatto di è fatta di selezione, è fatta di scelte, è fatta di spazi destinati a ricordare. Oggi, tra l'altro, e questo è un esempio evidente, questa bellissima platea di interessati a simili discorsi, oggi non si fa che parlare di passato e di storia. Sembra che ci stiamo smemorando, no? Per tante ragioni, perché i programmi si assottigliano, perché prevale un certo giornalismo e quindi una certa tendenza a schiacciare tutto sul presente e sull'attualità. In realtà mai forse così tanto si è portato in piazza il discorso del senso, delle radici, delle origini. Ecco, dobbiamo avere chiaro sempre dove si sta parlando e di che cosa e in che termini. La terminologia sul passato è una delle più complesse e delle più confuse anche. Tutti abbiamo bisogno di memoria, tutti, e poi forse ci torneremo visto che so che Sokol tiene in serbo una domanda su questo. La memoria va continuamente narrata, va costruita. Sokol ricordava esattamente una questione di narrazione. Ecco, a cosa ci serve poi alla fine tutto questo passato? A raccontarci in una dimensione che non sia puramente individualistica. Noi dobbiamo ricostruire il passato, quindi fare storia, per sentirci non solo individui, ma popoli, nazioni, organismi, gruppi, per creare un'unità anche nelle differenze. Ecco, lo studio della storia a questo ci deve portare. Poi ci sono spazi privilegiati per lo studio delle questioni, che sono le università, sono i licei, sono le pubblicazioni specialistiche, ed è sciocco, come molti fanno, contestare quegli spazi, perché sono spazi non di individui fessacchiotti che sono lì in ritiro a studiare cose che non interessano nessuno, sono spazi di tutti. La società si fida di alcune persone e a loro dà il compito di mandare avanti la memoria. Non è necessario che tutti sappiamo tutto del passato. Forse qualcuno ignorava addirittura che qui ci fossero i Longobardi. Non è gravissimo, meglio saperlo. Però c'è Barbero che ce lo ricorda e noi di un Barbero abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di uno che tramanda la memoria del latino, del greco, del sanscrito, di Bisanzio. È importante ricordare che noi siamo sempre anche società. È lì che allora il discorso sulla storia diventa necessario, diventa complesso. Noi dobbiamo affidare a qualcuno, cosa che però la nostra cultura attuale tende a non fare. C'è una sfiducizzazione generale e la parola giusta sarebbe forse anche odium, cioè si tende a dubitare di chi sa qualcosa di troppo specifico, mentre invece non è la persona a saperlo, è la società a saperlo. Ecco perché abbiamo bisogno dei licei, abbiamo bisogno delle università, abbiamo bisogno delle... Se non lo faccio io, c'è però qualcuno che lo fa. Io, come membro di una società, posso starmene a braccia conserte, ma qualcun altro lo sta facendo. La memoria è questo, è discorso sul passato. Più ne sappiamo, meglio stiamo tutti, ma se non riesco a farlo io, ci sarà qualcun altro a farlo. C'è un'invisibilità della storia, questo è importante, è un concetto col quale noi dobbiamo andare anche d'accordo. Potrò anche non riconoscere un graffito sul muro, un segno, una traccia, e siamo continuamente sotto traccia, ma se sappiamo che ci sfugge molto, moltissimo, è importante già quello. È questa coscienza di un'ombra che sta sempre con noi. È non essere in un perenne mezzogiorno, in un'illuminazione artificiale che abrade, elimina la distanza, la lontananza, i rapporti tra le cose. Ecco, questo è pericoloso. Ma aver già coscienza della lontananza è molto. Beh, avete parlato di narrazione. Per le narrazioni c'è bisogno di persone che sappiano raccontare, mi pare che siamo in buona compagnia, e la narrazione utilizza delle figure, no? La metafora che gli organizzatori di Estoria quest'anno hanno scelto per il nostro incontro è l'eredità, no?
Poi vediamo che se cambia la metafora, forse cambia anche la sicurezza con cui affrontiamo le cose. Mantenendo l'immagine dell'eredità, vorrei chiedere in che cosa noi italiani dovremmo sentirci privilegiati rispetto agli altri europei latinizzati, cioè che cosa ci renderebbe, uso il condizionale, speciali rispetto ai francesi, agli spagnoli, ai rumeni, oppure ai marocchini o agli egiziani, insomma, tanto per andare a sud, dal punto di vista sia storico che linguistico, direi, no? Semplicemente il fatto che da noi la romanizzazione è durata più a lungo ed è stata forse più capillare, o forse perché la nostra lingua si è continuamente rilatinizzata, cioè che sul latino abbiamo continuamente modellato il nostro idioma, forse più che altri popoli neolatini come noi, insomma, pure c'è anche dell'altro, c'è anche qualche riflessione ulteriore. Ma dunque, naturalmente noi siamo diversi dagli altri innanzitutto perché Roma è qui. Roma è nel nostro paese e questo è forse un privilegio, ma è sicuramente anche una responsabilità, non da poco. La città di Roma è qui e va bene. Dopodiché siamo noi i custodi dell'eredità di Roma in generale più degli altri popoli che sono comunque vissuti nell'impero romano? Sì e no. Non so, a me è capitato di recente la seguente cosa. C'è una trasmissione di Rai Storia che si chiama ACDC, dove si proiettano dei documentari e io faccio le introduzioni di questi documentari. Allora, ultimamente ho fatto l'introduzione per una poderosa serie di 8 puntate della BBC che si propone modestamente di raccontare la storia dell'umanità, dalle origini a oggi. E sono andato a vedermi la presentazione di questa serie. La BBC nella presentazione di questa serie dice: vi faremo vedere i più grandi momenti della storia dell'umanità. E ne elenca 3. Giulio Cesare accoltellato sulla soglia del Senato a Roma. Cristoforo Colombo che dalla tolda della Santa Maria vede per la prima volta il continente americano. Lo scoppio della prima bolla finanziaria della storia nell'Olanda del 600. Su quest'ultima va bene. Ma come vedete, dei 3 grandi momenti della storia che la BBC usa per accalappiare il suo pubblico, ci sono 2 personaggi in carne e ossa citati col nome e io mi sono detto, guarda, sono tutti e 2 italiani, Giulio Cesare e Cristoforo Colombo. Che soddisfazione, dopo tutto. Poi naturalmente subentra subito la correzione, ma Giulio Cesare era italiano? Ecco, andiamoci piano. Io alla fine, nella cosa che ho registrato, ho detto e i 2 personaggi scelti dalla BBC, eccetera, eccetera, sono un romano e un genovese. E fin lì nessuno me lo può contestare. Ma che Giulio Cesare fosse italiano, invece, si potrebbe fortemente discuterne. Allora, noi possiamo trarre una certa soddisfazione pensando che noi, appunto, siamo i depositari di un grosso pezzo dell'eredità romana. Parlo proprio dal punto di vista materiale, perché dal punto di vista culturale, letterario, eccetera, è tutta l'Europa è depositaria di quell'eredità. E io anzi ho il forte sospetto che nel 700 o nell'800 le classi dirigenti inglesi, per esempio, che studiavano a Oxford, fossero più intrise di classici no, e di citazioni classiche o così via, che non quelle italiane, o perlomeno altrettanto, poi Nicola mi potrà correggere, ma perlomeno altrettanto. Noi però siamo depositari di un grosso pezzo di eredità materiale. È vero, prima ho detto le stesse città romane uguali, fatte con lo stampo, si ritrovano dalla Scozia al Marocco, no, la Scozia no, dall'Inghilterra al Marocco, e va bene. Però in Italia ce n'è di più. In Italia i romani hanno creato una rete di città così fitta che l'Italia è tuttora il paese europeo più marcato dalla presenza delle città. L'unico paese dove a 20 chilometri l'una dall'altra ci sono dappertutto città, vere città, che sono state stati indipendenti, capitali di stati. Non c'è nessun altro paese al mondo che abbia una rete di città così. Benissimo. Dopodiché però il discorso del privilegio, appunto, secondo me rischia di essere pericoloso. Non è un privilegio, è una responsabilità. E io penso che se un paese, un popolo, è un grande paese, che si fa ammirare per tanti altri motivi, che ha una forza culturale, economica, civile, e per di più può anche dire, e in più io sono depositario di questa eredità,
e la mantengo per il mondo e me ne alimento, allora è un privilegio davvero ed è una forza. Ma di per sé possedere quella grande eredità quasi per caso sul tuo territorio non vuol dire niente. Pensate alla Grecia. Pensate alla Grecia che è depositaria in gran parte, l'altra metà ce l'abbiamo noi anche quella, ma in gran parte dell'eredità materiale della Grecia antica, e tutta Europa è d'accordo che la Grecia antica è all'inizio della nostra civiltà e ai greci hanno inventato tutto, la democrazia, la filosofia, tutto quello che volete, e tuttavia noi vediamo, è molto brutto ma è un fatto, che la Grecia oggi è considerata un piccolo paese insignificante che nessuno rispetta, che viene trattato a pesci in faccia in Europa e a nessuno importa niente, o meglio, nessuno pensa che siccome lì hanno il Partenone allora debbano essere rispettati. E quindi dobbiamo stare attenti, anche noi eravamo così, anche da noi all'inizio dell'Ottocento quando un europeo veniva a vedere Pompei non è che diceva che paese l'Italia, diceva che paese l'Italia, purtroppo Pompei è lì. Sì, il discorso è proprio di responsabilità e poi giustamente si ricordava che io lo vedo anche perché vivo all'estero da tanti anni, il discorso su Roma è un discorso europeo, non è un discorso schiettamente italiano, anzi se voi entrate nella libreria di Oxford più bella, Blackwell's, c'è proprio un tavolino di pubblicazioni di storia romana e pensate soltanto al grande successo di un libro come quello di Mary Beard, no? Che è una storica di Cambridge, che è uscito anche da Mondadori da noi, su un libro anche irritante per tanti versi, perché con l'atteggiamento tipico dell'inglese si dubita di tutto, si rimpicciolisce tutto, il Rubicone è un fiumicello, insomma tutto. Però l'Europa pensa a Roma. L'Europa pensa a Roma, l'Europa lo fa a livello, come dire, divulgativo o anche specialistico. Ecco, non dobbiamo sentirci soli e non dobbiamo neanche sentirci troppo orgogliosi, perché sono l'orgoglio e la solitudine sono gli estremi di un atteggiamento irresponsabile invece. Dobbiamo sapere che tutto questo conta dentro un sistema di equilibri culturali, di rapporti fra saperi, di scambi tra popoli, di discorsi politici. Certo è che l'Italia ha sempre usato il discorso della continuità storica rispetto a Roma, con anche forti cesure, interruzioni, naturalmente, proprio nel discorso storico. La continuità era inevitabile proprio perché Roma è qua. Però Petrarca, per esempio, si è ricordato a un certo punto più di altri che invece tra Roma e lui passavano secoli, durante i quali erano successe altre cose. È uno dei primi a rendersi conto che le pecore che si vedevano in giro per la città stavano pascolando in mezzo a monconi di rovine antiche. È il primo a dare un nome alle pietre, il primo a capire un tracciato, il primo a leggere camminando per Roma antica, anzi per la Roma coeva a lui ovviamente, il tracciato della Roma di Virgilio. Quindi e quell'esempio di Petrarca secondo me è interessante, perché la storia è sempre visionaria fino a un certo punto, naturalmente poi si lavora sui documenti, che siano archeologici, archivistici, però diciamo c'è sempre un grande lavoro di immaginazione, non di fantasia, proprio di ricreazione e di rinarrazione. Questo noi italiani forse siamo portati più di altri a fare proprio per sollecitazioni anche materiali, però giustamente Barbero ricordava che farci belli di essere nati sul suolo dove è nata Roma è assurdo sul piano civile, sul piano culturale, sul piano anche etico. Le nostre responsabilità non sono minori nel trattare il passato romano di quelle di un norvegese o di un americano, questo dobbiamo ricordarlo.
abbiamo finora discusso di radici e di eredità, no? E come accennavo prima, entrambe queste espressioni sono in qualche modo rassicuranti, perché se noi siamo l'albero, dobbiamo fare in modo che le radici stiano bene per sopravvivere. E se siamo gli eredi, questa eredità ci capita quasi naturalmente, quasi per caso. Ma se cambiamo orizzonte metaforico e parliamo di memoria storica, cosa di cui ha già accennato prima Gardini, allora forse il panorama cambia, anche la sicurezza cambia, no? Perché la memoria storica, così come quella personale, si può perdere per un incidente, ma anche perché non si vuol ricordare più, o perché si decide di sostituire un ricordo, una tradizione con un'altra, insomma, no? Quindi quello che voglio dire è che quello che noi siamo in rapporto al passato ce lo siamo costruiti in 2000 anni di rapporto dialettico fatto di presenze, di assenze, di vicinanze e lontananze, no? Se pensiamo che il mondo romano lo utilizza sia la rivoluzione francese che Napoleone, insomma qualcosa significherà. E quindi questo rapporto mi pare però che oggi si sia fatto piuttosto freddo, tanto in Italia quanto in Europa, si tende a rimuovere, a dimenticare. Io ho l'impressione che a questa cosa abbia già accennato in modo molto problematico Nicola poco fa, sì. E mi chiedo se non sarebbe opportuno invertire l'ordine delle, sì, risposte su questo argomento e sentire prima lui. Non mi ha fulminato con lo sguardo, quindi non è in totale disaccordo. Quindi proporrei... Io ero qui tranquillo perché dicevo adesso prepara la strada il bravo Barbero. Avevo in mente anche io un chiasmo così per rompere. No, va benissimo. Dunque, sì, la memoria si può perdere. A me la memoria interessa moltissimo perché la letteratura è memoria, lo studio del latino è memoria, è impegno a tramandare e a rendere disponibile per gli altri. La memoria è questo, non è soltanto preservare ricordi personali, non è soltanto un'attività, diciamo, cerebrale privata, ma si parla appunto di memoria culturale. Qui ci sono anche dei bravissimi antropologi, studiosi, anzi egittologi, c'è il bravissimo Assmann che ha scritto delle cose molto belle proprio sulla memoria culturale, che è un'altra cosa rispetto alla memoria personale o alla memoria generazionale, no? Noi siamo tutti, diciamo, abbiamo tutti la stessa età. No, ci sarà qualcuno di 90 anni, qualcuno di 15, ma abbiamo tutti la stessa età, perché tutti più o meno stiamo dentro la stessa memoria generazionale, che al massimo avrà un'ottantina d'anni. Oltre quella data non si riesce a risalire. Questa è una memoria spicciola, una memoria che non ci fa andare più in là di oggi, più in là di questo incontro. Ma esiste poi una memoria culturale, e quella lavora su dimensioni nascoste, su dimensioni invisibili, su ombre, spesso su speculazioni. Ecco, questo è il discorso più necessario. La memoria generazionale è inevitabile, è fatta di discorsi necessariamente spontanei che avvengono, e oggi ne avvengono moltissimi, in un proprio proliferare di scambi, no? Tutta la comunicazione elettronica a cui siamo esposti non fa che espandere la memoria generazionale a discapito della memoria culturale, che è un'altra cosa, che è fatta di rituali, che è fatta di spazi circoscritti, che è fatta di un impegno, chiamiamo conscio, scientifico, di ricostruzione. Ecco, è là che allora noi possiamo cominciare a essere un po' più coscienti del discorso storia, memoria, ricordo, utilizzo del ricordo, cosa devo tenere e cosa devo recuperare. Spessissimo non sappiamo neanche che cosa abbiamo perso. Giustamente si partiva, quando Barbero ha cominciato a parlare, si partiva con il ricordo di questa stratificazione così pazzescamente profonda che noi neanche ci immaginiamo quanti strati ci sfuggono e ancora ci sfuggono. Il discorso non è molto diverso da quello dei fisici. Il sapere storico non è diverso dal sapere scientifico, o potremmo anche dire il sapere scientifico non è diverso dal sapere storico, perché è costruito su approssimazioni.
leggevo di recente il libro di un amico, un bravissimo fisico che si chiama Guido Tonelli, no? E racconta della scoperta delle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali, grazie a uno strumento sofisticatissimo, carissimo, difficilissimo da costruire, sono state captate in una frazione di secondo. Questo strumento ha captato un suono che non si sa bene da che parte dell'universo venga, non ci sono ancora gli strumenti per decidere da dove sia venuto. Loro, pur nella brevità inimmaginabile di questo suono, hanno comunque anche visto le onde del suono, cioè hanno visto le sue curve, le sue intensità, eccetera. Bene, questo suono deriva dallo scontro, pare, di due buchi neri avvenuto 1.400.000.000 di anni fa. E c'è un modo per sentirlo. Noi non facciamo che vivere di queste vibrazioni cosmiche, ma anche storiche. Intorno a noi c'è ancora l'eco del latino di Cicerone. Ci sta ancora sussurrando intorno Ovidio. Ci sta ancora dicendo odi et amo Catullo. Dobbiamo soltanto trovare il modo di captarlo. Quella è la memoria, non è la storia. Sì, sì, siamo abituati a mezzi più poveri. Prego. Sì, no, c'è pochissimo da aggiungere, veramente. Prendo il microfono solo per non dare l'impressione che voglio saltare il turno a buon mercato. Diciamo, quello che rimane è l'avvertimento. Stiamo attenti, si sente parlare in giro di storia e di memoria come se fossero concetti ovvi. Non lo sono per niente. Semmai la storia lo è già un po' di più. La memoria è un concetto invece estremamente sfaccettato e da maneggiare con cura, perché in certe condizioni esplode. La memoria, per esempio, non può mai essere una memoria condivisa, se ci riferiamo alla memoria vera, personale o generazionale delle persone, no? Ogni tanto, di fronte a grandi tragedie della nostra storia, a grandi spaccature della nostra storia, si sentono degli appelli, no, a condividere, una memoria condivisa. Quella è un'assurdità. La memoria non sarà mai condivisa. La memoria di chi durante la Resistenza è andato in montagna coi partigiani non sarà mai uguale alla memoria di chi aveva il papà che stava coi fascisti ed è stato magari ammazzato dai partigiani. Di conseguenza, però, è anche importante che quando si celebra la memoria o si sceglie quale memoria ricordare e si fanno le giornate della memoria, ecco, si sappia sempre che si sta individuando un pezzetto del passato, su quello si fa la dichiarazione politica. Noi lo vogliamo ricordare stando dalla parte di chi aveva ragione, e quindi nel giorno della memoria, il giorno della liberazione di Auschwitz, lo ricordiamo stando dalla parte delle vittime e esecrando i colpevoli. Sarebbe poi anche bene se, diversamente da Roberto Benigni nel suo film, ci ricordassimo che a liberare Auschwitz e le sue vittime sono stati i malvagi comunisti sovietici e non i buoni americani. Ecco, vedete come si sfuma tra la memoria vera, la memoria ricostruita. Quanta gente ha visto il film e si ricorderà per sempre che Auschwitz è stata liberata dagli americani, no? Ecco, la storia è un'altra cosa, e la storia deve voler dire capire cos'è successo da tutti i punti di vista, e andando a analizzare con la stessa passione anche i punti di vista di quelli con cui non sei d'accordo, perché la storia si fa per imparare come funzioniamo noi esseri umani, fondamentalmente, e quindi è un'altra cosa rispetto alla memoria. La successiva, direi, è una domanda retorica, da tutto quello che, visto tutto quello che si è detto, insomma, vale ancora la pena oggi di mantenere questa nostra tradizione? Io vedo che, direi che ci sarebbero certamente delle ottime ragioni di vario tipo, le diremo probabilmente qui. Quelle che mi sembrano però ricorrere più frequentemente in quello che si ascolta alla televisione, nelle dichiarazioni degli uomini politici, sono di tipo economico.
Faccio un esempio, Pompei andrebbe conservata soprattutto perché porta turismo e quindi il turismo porta quattrini, no? In nome dell'idea che anche la cultura debba essere in qualche modo produttiva. No? Abbiamo già sentito che decidere che cosa conservare è una scelta politica, si ricorda collettivamente soltanto quello che si è scelto, si è deciso di ricordare. Allora che come si inquadra questo problema da un punto di vista italiano, ma direi anche un po' più ampio, e quali sono per noi italiani le buone ragioni di questo dover ricordare, direi a questo punto, al di là del PIL, no, al di là del prodotto interno lordo. Ma dunque, proviamo in questo ordine, bene. Dunque, lo studio del passato, lo studio dell'antichità greco-romana, del latino, del medioevo, ma anche del Rinascimento, questo studio ci costringe a continue scelte, a continui negoziati tra cosa sappiamo e cosa scopriamo. Quindi è non solo una gioia dell'apprendere, ma è una come dire, è un viaggio nella libertà appunto di ricostruirmi rispetto a immagini di cultura, di pensiero, di abitudini a cui non sono abituato. Esco da me e allungo la mia vita, non in avanti ma all'indietro. La mia storia comincia da prima del giorno mio del compleanno, l'anagrafe è arrivata tardi rispetto a me. Io sono nato molto prima e sono fatto di millenni, sono fatto di quella corte ferrarese, sono fatto di quel pugnale affondato tante volte nella schiena, nel collo di Cesare, sono fatto di tutti i discorsi che mi precedono e lo capisco di volta in volta che questi discorsi li affronto. La storia, tra l'altro, di cui stiamo parlando, cioè questa tradizione che Sokol ci continua a ricordare, è fatta di scritture fondamentalmente, o anche non necessariamente verbali, possono essere anche pittoriche, possono essere scultoree, cioè di sistemi di segni. Ecco, se c'è una cosa che io credo vada davvero salvata, è questa fiducia nel gesto grafico, nel gesto scritto, nel momento in cui io ora voglio far sì che qualcuno tra 100 anni, 1000, sia con me. È stata la più grande scoperta dell'umanità, secondo Galileo Galilei. Il Galileo che ha cambiato la forma del cosmo ci ha detto, nel dialogo sopra i due massimi sistemi, che la più grande scoperta dell'uomo sono state quelle 21 letterine che ti fanno essere ovunque e ti fanno essere in avanti e indietro nel tempo. Lo studio della storia, della letteratura, dei documenti scritti, degli eventi del passato, è questo, è scrittura. La scrittura va tenuta. Cosa conservare e per che motivo? Vale la pena? Costa troppo conservare? So, io ieri sono stato a Venzone. Chi di voi è friulano sa bene di che luogo parlo. Sono stato in un luogo, in un borgo meraviglioso che è stato interamente raso al suolo nel terremoto del 76 e che è stato poi ricostruito esattamente come era. Non hanno finito ancora adesso, c'è ancora un paio di chiese che sono ancora lì che aspettano che arrivino i fondi per cominciare a ricostruire anche quelle. E lì mi hanno raccontato, perché, come dire, è il loro orgoglio ovviamente, tutta la storia del terremoto e della ricostruzione. Ora, non c'è dubbio che il modello friulano di ricostruzione post terremoto si è rivelato anche uno straordinario volano economico, per cui alla fine tutto questo ha prodotto anche dei risultati di crescita civile e di crescita economica. E oggi Venzone è visitato da decine di migliaia di turisti, i quali non ci verrebbero se, come probabilmente qualche ministro all'inizio avrà suggerito, si fosse fatto un bel paesino di villette al posto del vecchio borgo, no? Ecco.
però però Venzone, come Gemona, come tutti gli altri posti, non è stata ricostruita perché si è detto vedrete che alla fine ci guadagniamo. È stata ricostruita perché la gente lo voleva ricostruire, perché se no sarebbe stata infelice. E perché la felicità della gente consiste nel vedere i luoghi in cui sei nato e vissuto, e tanto più in quanto sono luoghi antichi che sai che ti hanno tramandato i tuoi antenati, nel continuare a vivere lì o avere comunque un contatto con quei luoghi, con quegli edifici, con quella chiesa, quel campanile, quelle mura. Queste cose fanno parte della felicità delle persone, si può farne a meno. Si può emigrare in America e andare a vivere in un quartiere completamente anonimo di New York. Ci puoi vivere benissimo lo stesso, ti perdi però un pezzo della tua felicità e della tua anima. E dopodiché, naturalmente, se la politica pensa innanzitutto all'aspetto economico e ti dice Pompei dobbiamo rimboccarci le maniche perché potrebbe rendere molto di più, è già meglio che non sentire lo stesso politico che ti dice con la cultura non si mangia. È nettamente meglio. Dopodiché è una questione di profondità e di possibilità. Vivere in un paese pieno di antiche città, antichi edifici meravigliosi, tradizioni secolari, non ti rende necessariamente migliore. Il nazismo è nato in un paese, in una Germania che era ancora intatta. Adesso, per colpa del nazismo, quella Germania non esiste più. Ma il nazismo è nato in una città di meravigliose città medievali, di straordinari edifici, di opere d'arte. E tutto questo non ha impedito minimamente a molti tedeschi in quel momento di, come dire, tradire tutti i valori della, alcuni valori della loro civiltà e di fare una cosa che a noi oggi sembra spaventosa. Quindi non basta, non è una garanzia, però è una dimensione in più comunque. Proprio come avere degli storici, cioè degli specialisti che si occupano di storia e conservano la conoscenza, non la memoria, ma la conoscenza della storia, e sanno ragionare sulla storia. E lo fanno anche al posto del resto della gente che si occupa d'altro. Questa è una cosa che ha detto Gardini prima e che mi sembra giustissima, e ci voglio, voglio fermarmi un attimo su questo, perché può sembrare controintuitivo. Ma se ci pensate, tutti noi diamo per scontato di vivere in una civiltà che ha un'altissima capacità tecnologica e scientifica, e non siamo coinvolti noi personalmente, almeno io no di sicuro, nel farla funzionare. Io so che ci sono dei fisici e dei matematici e degli ingegneri, della gente che sa programmare il computer e della gente che sa fabbricare automobili, e sono felicissimo che loro lo facciano, e so che sono parte anch'io del loro mondo e loro sono parte del mio. Con gli storici è quasi così. La piccola differenza è che la storia si può raccontare forse più facilmente anche a un grande pubblico di quanto non succeda con la fisica nucleare. O forse per raccontare la fisica nucleare bisogna essere davvero bravissimi. Raccontare la storia è più facile, non è che sia... Ecco. Ma appunto, a parte questo, la forza di una società sta in parte nel fatto che una coscienza storica sia diffusa, ma sta anche in parte nel fatto che ci sono degli storici che non a caso in una dittatura sono i primi a cui il governo dice voglio sapere cosa scrivete e ve lo dico io cosa potete scrivere o no. In genere nelle dittature ci vuole un bel po' perché si arrivi a prescrivere anche ai fisici o ai chimici di cosa si devono occupare. Agli storici lo si dice subito invece. E allora appunto una società è tanto migliore in quanto ha al suo interno specialisti, e la civiltà di quella società la fanno tutti insieme, anche al di là di quello che poi diventa patrimonio comune e memoria comune, appunto. Il tempo corre, purtroppo, staremo qua ancora molto. È arrivata l'ultima domanda, perché poi un piccolo spazio al pubblico lo daremo.
in parte la domanda è stata già anticipata dal professor Barbero. Abbiamo degli strumenti per restare connessi alla conoscenza del passato di cui stiamo parlando, sempre che si scelga di voler restare in contatto, e ovviamente questi strumenti sono, ci viene in mente subito, insomma, la scuola e l'università. Io insegno a scuola, quindi mi permetto di dire che forse è la scuola ad essere più importante, perché la scuola forma il sapere condiviso, l'università tende a formare gli specialisti. Però è altrettanto importante un aspetto che il professor Barbero nominava, cioè la divulgazione scientifica, ecco, che riesca a uscire dalle mura delle accademie, delle scuole, delle università per parlare alla gente, per parlare all'universo popolo, insomma. E sembra oggi esserci un accresciuto interesse verso questi temi, una cresciuta consapevolezza, lo testimonia l'editoria, insomma, che mi pare sia più attenta a questi temi, lo testimoniano anche i giornali, ma forse siamo un po' indietro da questo punto di vista, cioè veniamo forse da una tradizione accademica che è un po' sempre schifato, scusatemi le parole, il fatto di farsi anche divulgatrice delle cose che studiava in maniera molto specialistica. Oggi c'è una buona editoria, direi, di carattere storico e letterario, ma c'è anche in virtù di un fatto che si tende a trascurare, che esiste una scuola fuori dalla scuola, cioè c'è un pubblico di liceali perenni o anche di universitari perenni che vogliono leggere queste cose, e alcuni sono magari di bocca buona e tendono a leggere testi meno specialistici, ecco. Però quello che ho constatato in questi mesi, proprio girando anche per l'Italia così a parlare di latino, è che c'è uno scollamento forte tra quello che la pubblicistica racconta, il giornalismo eccetera, e la politica pretende di fare. In realtà i lettori sono curiosissimi. E allora chi come me e come Barbero si occupa di queste faccende anche a livello, diciamo, accademico, universitario, che ha studenti da formare, che lavora nelle biblioteche, eccetera, eccetera, se ha un po' di tempo e di buona volontà, ha anche forse il dovere di aprire le porte a questa grande folla di interessati. Questo si può fare anche attraverso le traduzioni, parlo appunto di quello che riguarda più direttamente il mio lavoro sulle fonti antiche, benissimo le trasmissioni televisive, anche se devo dire, non voglio essere polemico, però spesso si vedono cose inesatte. L'esattezza deve essere comunque un valore. Io stesso spesso vengo invitato a raccontare cose su giornali magari di grande tiratura, magari anche settimanali femminili, così, dove già mi chiedono di raccontare quello che loro credono di sapere. No, lasciate fare a me. Vi dirò che non è così esattamente, no? Per esempio, che a Roma si stava benissimo, che tutti erano sessualmente felici e che ognuno faceva quello che voleva, ma non è affatto vero. C'erano un sacco di regole anche lì. Quindi il rischio è poi di una confusione fortissima tra memoria appunto culturale e memoria invece generazionale. Non dobbiamo fare troppa confusione, cioè io sento forte la responsabilità di non mercificare la conoscenza, sento fortissimo però anche il dovere di renderla, per quanto si possa, accessibile anche a chi non mi segue in classe o fa una tesi di dottorato con me. Ecco, questo è importante, quindi devo sottolinearlo. Devo dire che molti editori stanno facendo un ottimo lavoro, e autori come Barbero, e anche mi permetto di mettermici dentro, sono un buon esempio secondo me di collaborazione con l'editoria, cioè c'è una, e con le librerie. Perché non dimentichiamoci delle librerie. Le librerie fanno un lavoro fondamentale. Se il libraio non è con te, addio.
E i librai, che tra l'altro sapete quanta fatica fanno di questi tempi, molte librerie hanno chiuso, ma non per la competizione con il digital, perché ci sono i libri, gli ebook, proprio perché la gente tende a leggere meno. Ecco, la collaborazione di editoria, libreria e un certo tipo d'autore aperto a raccontare un po' di segreti è davvero un fatto importante di questi tempi, un festival come questo lo testimonia, e quindi direi che non ci dovremmo preoccupare troppo. Ecco, chiedo ai lettori di essere esigenti, ecco, di non di scegliere sempre le cose più esatte e meglio scritte. Beh, così cogliamo l'occasione per ringraziare anche Legg e Adriano Ossola, che è sempre il genius di questa manifestazione. E adesso una piccola chiosa, credo, al professor Barbero, e poi passiamo a qualche velocissima domanda, recuperiamo i 5 minuti che abbiamo perso all'inizio. Sì, io parlerei anche di scuola in questo contesto, perché parlare di scuola è difficilissimo, ovviamente saranno, come dire, spunti anche molto eterogenei. È quello il canale che storicamente serviva per far sì che i saperi elaborati dagli specialisti venissero poi diffusi. È a scuola che uno si trovava di fronte un libro di testo che si supponeva dovesse riassumere le cose, lo stato dell'arte, nel vero senso di questa espressione, cioè tutto ciò che gli specialisti oggi pensano e conoscono, e tu lo studiavi. E si dava per scontato che chi andava a scuola doveva uscirne essendo al corrente a grandi linee di tutte le cose più importanti della cultura. Ovviamente il problema era chi andava a scuola. Per molto tempo a scuola ci andavano in pochi e andava bene così, perché guarda caso, quando a scuola ci andavano in pochi, penso nel 700, nell'800, ancora all'inizio del 900, si dava però per scontato che andare a scuola, andare al liceo intendo dire, fare le superiori, era però indispensabile per avere un ruolo poi dirigenziale nella vita. L'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale ha un disperato bisogno di ufficiali, tanto che alla fine manda a comandare i plotoni e le compagnie dei diciannovenni, ma su una cosa non transige: devono aver finito le scuole superiori. Alla fine si accetta anche l'istituto tecnico, va bene, ma per fare l'ufficiale deve aver finito le scuole superiori. Perché sapere il latino serve per fare l'ufficiale in trincea? Sì, evidentemente. Questa era la loro risposta. Così come in Inghilterra, se uno voleva fare il pastore anglicano, la via normale era: intanto ti iscrivi a Oxford o a Cambridge e quando ti sei laureato potrai fare il pastore anglicano. Allora, poi lo sappiamo tutti cosa è successo. È successo che si è detto, in un grande movimento democratico, tutti devono avere accesso a questo, tutti devono avere tanti anni durante i quali studiano e si impadroniscono della cultura comune. Non si deve più avere un mondo in cui solo l'elite, quelli che comandano, possiedono la cultura, tutti devono averla, tutti i ragazzi devono avere anni e anni durante i quali studiano e imparano, anziché dover lavorare come è sempre successo ai loro padri e ai loro nonni. E poi lo sappiamo tutti, non lo sappiamo affatto, ma io ho la vaga sensazione di un po' di cose che sono successe, che in questo percorso si è cominciato a dire: sì, però il latino andava bene per tutti finché erano soltanto i padroni che andavano a scuola, adesso che ci vanno anche i figli degli operai a cosa serve insegnare a loro il latino? No, ecco, e via via si è cominciato a dire: ma il libro di testo dopo tutto serve? Oggi poi che abbiamo tutte queste meraviglie, no, si fa tutto online, a che cosa serve? E poi dopo tutto, e poi si è cominciato a dire: e lì è il ritorno indietro. Mentre prima, finché a scuola ci andavano i figli dei padroni, tutti sapevano che andare a scuola era importantissimo per fare di te una persona più forte, con più possibilità, quando hanno cominciato ad andarci anche i figli degli operai, si è cominciato a dire: ma appunto, in fondo siamo sicuri che poi tutto questo serve. E adesso siamo arrivati al punto che questa grande conquista, per cui si era detto tutti devono avere davanti molti anni durante i quali studiano,
senza chiedersi a cosa mi servirà questo specificamente, non va più bene. Si è cominciato a pensare che per mandare la gente a scuola però la cosa poi deve essere spendibile sul mercato del lavoro, e si è arrivati adesso all'assurdità che si è tornati a dire ai ragazzi, come i loro nonni analfabeti, anche se avete soltanto 16 o 17 o 18 anni, però un po' di lavoro lo dovete fare, che è questo lusso di passare quegli anni solo a studiare a scuola? No, no, alternanza scuola-lavoro. Ecco. È ora di cominciare a dirle queste cose. Bene, evidentemente. Sì, sì. Sottoscriviamo ecco. In molti, allora direi. Allora mi fermo perché ho detto abbastanza. Credo che ci siano ancora alcuni minuti e qualche domanda dal pubblico, pure di quelle che arrivano. Sì, ne abbiamo telegraficamente una. Risponderanno. Sì, allora Marco. Aspetti, Marco via WhatsApp ci chiede, cioè chiede al dottor Gardini, si può parlare di attualità del latino ai giorni nostri? Cosa ci può insegnare ancora? A parlare? Ho scritto... A esprimerci. Ho scritto un libro su questo. Come posso rispondere? Beh, cosa dire... E sì, il discorso è troppo ampio, no, no, richiede una grande ridefinizione anche di quello che tutto il latino non, cioè si equivoca moltissimo anche su quello che è la scienza. Chi attacca il latino non sa effettivamente che cos'è lo studio e non ha neanche idee chiare su cos'è il contrario, secondo loro, del latino, cioè la scienza, la conoscenza scientifica. Il latino a cosa ci serve? Il latino è la lingua di una grandissima cultura letteraria, filosofica, etica, morale, storica. Leggere il latino anche in traduzione, significa risalire e al, diciamo, genoma di tante nostre strutture mentali. Un viaggio nel passato non fa mai male, già solo quello sarebbe un modo interessante, una cosa interessante da fare, e poi una parte costitutiva dei saperi mondiali, cioè il latino, gli italiani non si rendono conto di una cosa, che il latino non è una piaga italiana, il latino è la chiave di volta di una serie di saperi che mandano avanti il sistema universitario, la costruzione, davvero la costruzione della dignità linguistica di quella piccola microscopica realtà che si chiama Terra, pianeta Terra. Ecco, il latino è questo. Allora, quando ci rendiamo conto che il latino è parte di una serie di saperi e che con questi saperi continuamente dialoga, noi non abbiamo più paura di dedicarci al latino. Comunque io potrei andare avanti ore, smetto qua perché non si può, sì, rispondere. Vorrei una sola brevissima domanda dal pubblico, perché secondo me è giusto che chi sta qui parli. Ah, no, forse le domande tramite WhatsApp, è bello partecipare, e quindi sì. Una domanda, prego. Sentivo che prima si diceva che uno, quando deve fare delle scelte per vedere cosa leggere, deve scegliere che sia corretto e che sia ben scritto. Come fa, se non l'ha letto, a sapere? Cioè, glielo racconterà qualcuno. Ieri sentivo che lo storico doveva essere un fotografo, ma al giorno d'oggi c'è anche Painshop, per cui... possiamo anche falsificare le foto, per dire, quindi l'ho scritto ancora peggio. Un'altra cosa, sono d'accordo il fatto che la scuola stia degradando in questo modo, ma è corretto che sia aperta a tutti, ma quello che vedo io, il degrado è dovuto al fatto che a tutti e anche arriva anche, diciamo, il sei politico, il fatto che
possiamo avere dei risultati, quindi la carta che serve al ricco come al povero, e quindi potrebbe essere che il ricco, che sicuramente il lavoro ce l'ha, non sa niente di quello che sa il povero che si è studiato, si è formato, ecco questo. Grazie. Non c'è dubbio che se la scuola ha cominciato a insegnare un po' meno cose o a pretendere un po' meno rispetto al passato, che poi sarebbe da vedere, l'ho detto in premessa, la scuola è un mondo talmente complesso, è difficile semplificare e generalizzare, però diciamo il caso del latino per esempio può essere quello più evidente. Non c'è dubbio che quando si è cominciato a dire il latino, adesso che tutti vanno a scuola togliamolo, lo facciamo nelle medie, no, facciamolo solo l'ultimo anno, e poi no, opzionale l'ultimo anno, e poi lo togliamo del tutto. Allora, io sono convinto che lì operavano delle forze che sono quelle che ho evocato prima, che più o meno consapevolmente pensavano al popolo non glielo diamo perché gli farebbe troppo bene. Però è anche sicuro che in buona fede invece molti da sinistra pensavano è troppo difficile e se noi vogliamo mandare tutti avanti dobbiamo semplificargli la via. Quindi ci sono stati degli equivoci in questo sicuramente. Il credere che mandare tutti a scuola voglia anche dire promuoverli tutti, perché altrimenti ti trovi davanti al problema che è drammatico, che invece alcuni non li dovresti più mandare avanti. Sono problemi che non risolveremo certo noi adesso in un minuto. Quanto allo scegliere, chi è andato a scuola, una delle cose che dovrebbe aver imparato è anche appunto una certa sensibilità, per cui riconosci l'argomento capzioso da quello ben fondato, il falso ragionamento dal ragionamento che invece regge. È anche questo che dovrebbe insegnare la scuola. Però una prova del 9 c'è. Se io sto leggendo qualche cosa, specialmente su un argomento controverso, che può essere, che ne so, l'Unità d'Italia piuttosto che la Resistenza, e allora se voglio approfondire, devo cominciare a leggere dei libri che abbiano le note. E che abbiano le note vuol dire che quando l'autore fa un'affermazione mi dice come fa lui a sapere quella cosa. Da dove arriva quell'informazione, quella notizia, quel numero? Poi, ben inteso, si possono scrivere libri pieni di note sostenendo tesi false lo stesso, ma è molto più difficile, mentre è molto facile sparare cose mirabolanti senza preoccuparsi di dire al lettore e tu come fai appunto a saperle queste cose? Quindi quella è una prima prova del 9. Quanto al fatto che siano ben scritti, invece, uno apre ed è il suo gusto soltanto che le può dire se quel libro è scritto bene oppure no. Bene, purtroppo dobbiamo chiudere. Ringraziamo i due professori Gardini e Barbero e grazie a Storia. E